abbiamo Giuseppe Morelli, praticamente la lista l'abbiamo fatta per far contento lui, No, questo è un lavoro che abbiamo svolto da tanti anni tutti insieme come movimento in azione, come azione di cristiani, democratici e popolari per l'Italia in Europa. E soprattutto la parola chiave che oggi, in questo Giovedì Santo, è proprio insieme, è il senso della comunione, il senso di un fatto reale che trasforma la faccia della terra. La comunione è quello che noi portiamo come sacramento, ma che in realtà è la vera visione rivoluzionaria del mondo. E abbiamo messo a punto, per il beneficio di tutti noi, attraverso la partecipazione degli organismi intermedi, dei corpi intermedi, dell'associazionismo di base, 10 punti molto semplici e molto chiari che posso sintetizzare in 3 parole: vita, sviluppo, pace. Sono i principi verso che originano e che orientano tutto ciò che il portato cristiano, il portato migliore dell'umanità, offre per lo sviluppo, il progresso e la promozione umana. Quindi la dottrina sociale della Chiesa, noi sappiamo che sia espressa in maniera laica, civile, in 2 documenti fondamentali, che è la Costituzione della Repubblica Italiana, che noi ci candidiamo ad attuare. Attuare in Italia e attuare in Europa, perché la proposta nostra come rivoluzione compiuta dalla democrazia in Italia, una democrazia voluta dalle culture liberale, socialdemocratica, repubblicana e cattolica cristiana, sappiamo che ha generato nel mondo un progresso, una promozione. Quindi queste 3 parole chiave sono vita, sviluppo e pace, che noi, attraverso un modello di sviluppo, un nuovo modello di sviluppo, ben strutturato scientificamente e supportato da un punto di vista filosofico e teologico, chiamiamo crescita felice, per la e della crescita felice. Quindi siamo per un modello di sviluppo alternativo al capitalismo liberista, per un modello di sviluppo alternativo al marxismo collettivista, e andiamo avanti verso un futuro che veramente rigeneri la democrazia, rigeneri la vita, rigeneri lo sviluppo e garantisca nel mondo la pace.